bandiere della pace, i colori preponderanti del 25 aprile padovano. Dopo l'onore ai caduti, le celebrazioni per colpa della pioggia sono state spostate a Palazzo della Ragione, dove in mezzo alle tante autorità civili e militari si sono mischiati tanti cittadini che hanno scelto di celebrare la festa della liberazione, che è sinonimo di democrazia. Una festa che deve essere di tutti, ha detto il sindaco Giordani nel suo discorso. Il 25 aprile è una festa di tutti quanti, festa di tutti nel senso stretto del termine. Sappiamo quanto è costato avere il 25 aprile in termini di vite umane, per cui è una festa di noi italiani che va ricordata, perché quando manca la libertà e la democrazia noi diamo per scontato tutto, ma quando manca cambia tutta la faccenda. Giordani ha poi ribadito il valore dell'antifascismo espresso chiaramente dalla Costituzione, un discorso che ha riscosso il plauso dei presenti. Ha scelto di festeggiare il 25 aprile a Padova, nella sua città, anche la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha parlato di festa della democrazia che celebra il coraggio e il sacrificio della resistenza. Per me è una festa particolare e l'ho sempre celebrata in piazza e l'ho sempre considerata la festa della pacificazione di tutto il nostro paese nel segno della libertà e della democrazia. Ricordarlo oggi è importante, perché io vorrei dedicarlo prima alla memoria di mio padre, che è stato liberato il 25 di aprile, era partigiano, e poi alla memoria di tutti quelli che hanno combattuto e sono morti per rendere il nostro paese un grande paese libero e democratico. Tanti anche gli iscritti all'ANPI, che da sempre porta avanti la memoria dei partigiani italiani che fecero la resistenza e contribuirono alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo.